Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Stamattina mi tocca andare a fare la spesa perché ho finito tutto. Non sono nemmeno riuscita ad andare al mercato in questi giorni, quindi ho finito veramente tutto e pensavo di andare da Aldi, credo, non lo so, al Lidl o all'Aldi a fare la spesa e poi quando torno vi faccio lo svuoto della spesa, quindi ci vediamo tra poco. Eccomi, sono appena tornata a casa, alla fine sono andata da Aldi. Perché al Lidl c'era veramente tantissima gente, quindi niente, ho preferito non andare, sono andata a Aldi. Con Trino, allora, per questa spesa ho speso 75,99, però poi sono uscita, mi ero completamente dimenticata di prendere alcune cose che mi servivano, quindi più o meno ho speso 85 euro per questa spesa. 99 centesimi, ho preso questa confezione di pomodoro grappolo cocktail, lo chiamano. Con le zucchine scure, perché erano in offerta a 0,99, ne ho prese un bel po'. Poi una melanzana nera, banane. 99 centesimi, ho preso questa retina di cipolle rosse bio, mi sembra che sono, sì. Un bel grappolo di pomodori. Un pacco di porri, ce ne sono due, anche se questi di Aldi praticamente più verde che altro, però. Io il verde quando è bello o sono freschi, non so, magari io fino qua comunque lo utilizzo, o faccio, quando faccio il minestrone metto anche questi dentro, oppure quando faccio la frittata metto anche la parte verde se è bella. Un ananas 99 centesimi e una confezione di carote sempre 99 centesimi. Ho visto questo pacco di pasta e non so, lo volete prendere? Sono della linea gourmet, fusilloni, sono dei fusilli 1,49 euro se non mi sbaglio. 4 pomodori pelati interi, una confezione di tonno al naturale, 1,69 euro, olive nere denocciolate, una birra a Omar, 89 centesimi, ne ho presa solo una perché non c'è quella che piace a lui e poi rompe, 2 confezioni di passata di pomodoro, questa qua Antichi Sapori, la marca di Aldi, olio di semi di girasole, 2 bottigliette di tè alla pesca, 35 centesimi ed è anche buono questo qua di Aldi. E poi una tavoletta di cioccolata fondente. Prendo l'altra busta. Un pacco di insalata mista, 99 centesimi, questa qua per Omar. Poi ho preso 3 pacchi di prosciutto cotto, un pacco di salame Milano. E poi ho preso 2 pacchi di petto di pollo al forno a basso contenuto di grassi. Questo qua di Aldi secondo me è buonissimo. Una confezione di piadine, queste qua piadina romagnola egiziana riminese. Una pasta sfoglia. Un primo sale. 2 yogurt da bere alla fragola. Una confezione di mozzarella, dentro ce ne sono 4 per 125 grammi, le ho pagate 1,99 euro. Croissant con farciture e frutti rossi senza zuccheri aggiunti. Queste qua sono buonissime. Poi ho preso una mega confezione di Twix, ce ne sono dentro 12, mi sembra 3 euro li ho pagati, o 2,99 o 3,49, non mi ricordo. 2 confezioni di grana padano DOP riserva, questo qua della linea gourmet, mi sembra 1,28 euro. Ho preso 2 budini con la panna, altra borsa entrata, un pacco di patatine per aperitivi, a me queste qua piacciono molto, gusto lime e peperosa, una confezione di uova, e se avete Aldi dalle vostre parti vi consiglio questi biscotti perché sono una droga, ragazze, sono simili alle gocciole della Pavesi, questi qua sono extra dark con gocce di cioccolato fondente, quindi se vi piace il cioccolato fondente ve li avevo già consigliati tempo fa. Gocce di cioccolato per fare dolci, 1,39 euro. Stracchino, 1,19 euro mi sembra. Pane di Aldi, questo qua American Sandwich, questo qua è buonissimo. A me quello del Lidl per esempio non mi piace, lo trovo dolciastro, è troppo dolce. Questo qua di Aldi invece è buonissimo, viene un toast proprio bello grande, bello spesso. Sono veramente buoni questi qua di Aldi. Poi ho preso un tè verde, una confezione di tè verde, pagata pochissimo, tipo 69 centesimi. 2 confezioni di prosciutto cotto a cubetti, una confezione di vino bianco, questi qua nelle confezioni piccole che uso per cucinare. Sotto richiesta di Omar la panna spray. Poi ho preso nel banco frigo questa bevanda della Alpro alla mandorla. E questo qua in particolare non l'ho mai preso, data 1,99 euro.
Poi ho preso una montazione di carne tritata perché mi serviva per stasera, che voglio fare o il ragù bianco, delle polpette, non lo so. E le sovraccosce di pollo. E niente, di carne ho preso solamente questo. 4 confezioni di latte, che non l'ho mai preso, queste qua piccoline, da 500 ml. Siccome il latte lo beve solo Omar, io lo utilizzo se devo cucinare o devo fare la besciamella o qualche dolce, per non lasciare la confezione aperta in frigo troppi giorni, ho visto che c'era la promozione di questi qua piccolini e quindi c'era il 3 più 1 gratis, li ho pagati tutti 1 euro forse, e quindi ho preso questi 4 piccolini. Una confezione di zucchero, che non ne avevo più, se devo fare qualche dolce. E basta, ci sono ancora le confezioni d'acqua, che vabbè, non vi faccio vedere. E basta, questa è stata la spesa. Sistemo, ci vediamo dopo. Eccomi ragazze, è passato in realtà un pochino di tempo, perché vi ho fatto lo svuoto alla spesa, poi ho fatto pranzo, ho fatto alcune cose in casa, qualche lavatrice. E adesso sono venuta qua sopra perché volevo sistemare un attimino il cassetto della postazione make-up. Perché quando vi ho girato il video vi ho fatto vedere come avevo sistemato un pochino il cassetto, però non vi ho fatto vedere in modo dettagliato perché non ho ancora organizzato né la cassettiera né il cassetto della Malm. E fino adesso non avevo ancora dei contenitori, però mia mamma oggi è andata all'INS e mi ha preso questi contenitori. Molto molto semplici, nulla di che, sono fatti così, trasparenti. Me ne ha presi 3 fatti così e uno fatto così, tutti quanti 1 euro l'uno, e così almeno riesco a sistemare un pochino questo cassetto perché c'è un casino e niente, volevo dividere almeno un pochino le cose e niente, quindi adesso magari andiamo a sistemare insieme un attimino questo cassetto. Prima però, prima che mi dimentico di nuovo, volevo farvi vedere una cosa che ho acquistato su Notino. Quando ho girato il video su Notino, sugli acquisti make-up che ho fatto, mi sono resa conto di non avervi mostrato questa cosa che adesso vi faccio vedere. Me ne sono accorta una volta pubblicato il video. Evidentemente, editando il video, ho tagliato un pezzo che non dovevo tagliare, quindi ve la faccio vedere adesso. Avevo acquistato questa maschera per i capelli di Organic Shop, 98% di origine naturale, ed è una maschera per i capelli, lampone e acai biologici. E siccome avevo quasi finito la maschera per i capelli, ho detto boh, la prendo su Notino, e poi non ve l'avevo fatta vedere. L'ho pagata, se non mi sbaglio, 2,90 e sono 250 ml. L'ho aperta, tanto la devo fare in questi giorni. Il profumo è buonissimo e quindi niente, poi la proverò e vi farò sapere. Adesso vado a sistemare un pochino il cassetto e poi dopo vi faccio vedere. Por ti mi corazón palpita, siempre he sido tu chiquita. Cuántos te amos van ahorita, yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Que dure siempre esta casualidad, es que los otros no entienden. Sistemato tutto, devo dire che così è molto più ordinato. Io in questo cassetto qua tengo le cose che comunque utilizzo di più, quindi magari trucchi da tutti i giorni, cose che utilizzo un po' di più. In questo contenitore fatto così che già avevo, ho messo queste palette. Qui ho messo tutti i mascara, qui tutti i correttori, qua davanti fondotinta che utilizzo in questo periodo, anche se in realtà lo sto utilizzando veramente pochissimo. Qua dietro invece ci sono quelli un pochino più scuri che utilizzo magari quando sono un po' più abbronzata. Qui ci sono i prodotti per le labbra. In questo cestino ho messo l'illuminante, la cipria e un blush. E da questa parte la terra con un altro blush. E basta. L'unica cosa che volevo chiedervi, questo cassetto non esce più di così. Da come ho capito hanno fatto questa sorta di blocco per i bambini, o comunque è proprio un blocco perché non esce più di così, però guardando qualche video su YouTube, da quanto ho capito questo blocco si può togliere,
Solo che questi video che ho visto sono tutti praticamente stranieri, quindi non è che riesco a capirci più di tanto. Se qualcuno di voi ha la Malm e ha tolto questo blocco al cassetto per farlo uscire un pochino di più, magari ecco, scrivetemelo nei commenti, perché io all'inizio pensavo di aver montato male il cassetto, invece no, è proprio così. Però diciamo che per il make-up da tutti i giorni, cioè per me, per le mie esigenze, va benissimo anche così. Non c'è. Però era più per una questione pratica, perché se devo prendere una roba lì dietro è un pochino scomodo. Buongiorno, siamo al giorno dopo, perdonate la mia faccia ma ho lavato i capelli, adesso volevo fare la maschera, una maschera viso, volevo provare quella lì nuova di Revolution. Pensavo di fare questa qua nuova, così la proviamo insieme, vediamo un po'. Questa qua che avevo preso su Notino, questa qua è maschera viso Detox. Applicare una o due volte alla settimana, evitare la zona del contorno occhi, tenere in posa per 10-15 minuti, risciacquare bene. Quindi la lascio in posa e poi dopo vediamo. La maschera si sta asciugando, devo dire che all'inizio ho sentito pizzicare, neanche in modo leggero, devo dire, pizzica un pochino, adesso che si sta asciugando invece non pizzica più. Eccomi, mi sono data una bella sistemata, è passato anche un pochino di tempo, si è già fatto ora di pranzo, infatti lì ho preparato la bruschetta con i pomodori, cioè il pane per le bruschette con i pomodori, perché ho proprio voglia di farmi una mega bruschetta. Sto anche aspettando un pacco, mi dovrebbe arrivare un pacco di cosine per la casa, c'è un sito che mi ha fatto scegliere alcune cose per la casa, c'è anche una cosa invece per me, diciamo. E niente, non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi. Così. Comunque, vado a fare la bruschetta e ci aggiorniamo dopo. Eccomi, è arrivato il pacco, non lo tiro su perché è gigante, comunque lo devo ancora aprire, quindi lo apriamo insieme. Questo pacco mi arriva da parte di Light in the Box, vi lascio il nome scritto qua sotto, che è un sito che vende un po' di tutto, cose per la casa, abbigliamento, cioè un po' di tutto. E io ho scelto queste cose che adesso vi faccio vedere. La prima cosa, avevo scelto una chiappa Sony. Questo qua è nero, perché avendo il muro bianco ho detto secondo me è nero, potrebbe star bene, spicca un pochino di più. Comunque fatto così, con le piume nere. Ah, questa è grande, ok, come me l'aspettavo. Ho preso questa cosa da appendere al muro. A forma di cuore in ferro nera con questa mensolina, mi piaceva tantissimo, la volevo mettere magari sopra, siccome sapete che quella parete gialla, volevo mettere magari qualcosa di nero, qualcosa che spicca un po'.
L'unica cosa è che non so come appenderlo perché non ci sono, non c'è proprio nulla qui, né buchi né nulla, quindi io immagino di fare dei chiodi, magari di appenderlo così. Mi sembra fatto comunque bene, quindi questo qua mi piace molto. Ah, ecco qua, questo mi ero dimenticata di questo. Ho scelto uno specchio piccolino da mettere sulla postazione make-up. Ho quello lì con la luce molto grande, però volevo uno specchio da tenere anche un pochino più vicino, magari per quando mi devo mettere il mascara. Sapete che io quando metto il mascara devo avere lo specchio così. E quindi ho voluto prendere questo qua, che se non mi sbaglio ha la luce all'interno. Comunque vi lascio nelle info box il link di tutto quello che ho scelto io, nel caso ci fosse qualcosa che magari vi può interessare. Arriva comunque tutto molto imballato, eh. Eccolo qua. Allora, adesso ve lo giro, solo che se no vi dà fastidio il riflesso. È uno specchio. Come vedete qua si può appoggiare. Devo capire solo se bisogna metterlo sotto carica e poi può stare senza filo o se deve stare attaccato con il filo. Ma io penso che... Penso che questo qua abbia appunto una batteria e che quindi va caricato. Sì, 5 ore. Dura 5 ore. Ok, quindi sì, secondo me va messo sotto carica e poi rimane senza filo. Comodissimo. Ah, c'è già la luce, benissimo. Luce fredda. Allora, qua abbiamo una luce non molto forte. Luce calda e luce fredda. Quindi ottimo, mi piace tantissimo. Questo qua è veramente molto molto carino, è fatto veramente molto molto bene. Andiamo avanti perché ci sono un po' di cose. Poi ho scelto delle federe per i cuscini del divano, del letto, non lo so. Ho scelto questo set da 4 federe. Eccole qua. La prima è fatta così. L'altra è fatta così, sapete ormai che io amo questa fantasia perché quelle che ho adesso sono molto simili, non so se riuscite a vedere da là comunque. Poi ho scelto questo qua. Questo set non costava neanche tanto, se non mi sbaglio sulle 12 euro forse per 4 federe, quindi secondo me va bene come prezzo, perché sono molto molto carine. E poi questa qua. L'unica cosa che io me l'aspettavo nere, in realtà non sono nere, io non so che colore adesso si vede dalla videocamera, ma è tipo un petrolio. Andiamo avanti. Ho scelto ho scelto questa spazzola per il viso. Vorrei acquistare il Foreo. Solo che non è che costa proprio pochissimo, quindi prima di acquistare quello originale, volevo provare questo qua come, diciamo, proprio come prodotto per vedere se mi trovo bene. Poi magari acquisterò quello originale. È fatto molto bene, me l'hanno mandato rosa, grazie. Qua allo spinotto. Ha un buchino qua dietro per mettere lo spinotto. E poi va messo sotto carica. Hai già tutto carico praticamente. Si può aumentare o diminuire. Ok. Quindi va messo il detergente per il viso, il sapone per il viso, quello che è qua sopra e poi va massaggiato appunto sul viso. Sono molto curiosa di provare questo. Ci sono ancora 3 cose. Ho scelto queste spugnette per il make-up, cioè sono fatte troppo troppo carine, in questa confezione simile a quella delle uova. Quelle rosa, c'erano verdi, viola, blu, se non mi sbaglio, c'erano comunque altri colori e mi hanno mandato queste qua rosa, quindi li ringrazio. Questo set è composto da 8 spugnette. Sono fatte da questa parte più appuntite e da quest'altra sono fatte così. Questa è fatta invece così a goccia. Poi c'è questa qua fatta così. E così, e qua sotto è fatta così. Troppo carina questa confezione, questo mi piace veramente tanto. È troppo troppo carino.
e ho scelto questo qua invece per la cucina, un portamessoli. Sapete che volevo acquistare il portamessoli perché quello che ho è praticamente un vaso, c'è scritto giardino sopra perché è un vaso che poi io ho utilizzato come portamessoli, e appena ho visto questo qua ho detto no. Con la scusa della collaborazione mi prendo questo. È praticamente un set di utensili in silicone. Eccolo qua, questo è il portamessoli, è semplicissimo in plastica. È in plastica. Però invece questi qua sono veramente fatti veramente molto molto bene. Sono bellissimi. Ve ne faccio vedere uno. E il manico è fatto in legno, sono veramente belli questi qua, fatti veramente molto bene. Erano disponibili anche rosa, verde acqua, forse viola, non mi ricordo, comunque c'erano altri colori, erano bellissimi, però io avendo la cucina rossa ci stavano comunque male quelli colorati, quindi ho optato per questi neri, così stanno bene con la mia cucina. Nicole passione diffusori. Ho scelto questo diffusore perché volevo metterlo al piano di sopra. Sapete che qua sotto ho il Buddha e ne volevo appunto uno da mettere anche sopra, e quindi ho scelto questo qua. Molto molto bello. Qua dietro ci sono questi pulsanti, un'ora, 3 ore, 6 ore. Dentro è fatto così, dove va inserita l'acqua. Abbiamo questo e abbiamo anche il telecomando per impostare il colore della luce, il timer. E poi. Pensavo fosse una cosa un po' così, vi dico la verità, non me l'aspettavo assolutamente fatto così bene. Quindi ovviamente si mette l'acqua, le goccine di olio essenziale e va a profumare la stanza e anche a far da umidificatore, ecco. Era disponibile anche in color legno, quindi se vi piace anche a voi il color legno, c'era anche, io non l'ho preso così perché sopra, avendo il parquet scuro, non volevo fare troppi miscugli di legni, di color di legno diversi, infatti per quello nella stanzetta non ho voluto portare il color legno come ce l'ho invece nel resto della casa, perché avendo già il parquet di un altro colore non volevo fare troppi miscugli. Io ringrazio questo sito per avermi mandato tutte queste cose, grazie grazie, però mi hanno dato anche un codice sconto da dare ai miei follower che vi lascio scritto qua sotto nel caso vi interessasse qualcosa. E niente, adesso vado a lavare tutto, vado a provare tutto e poi vi faccio vedere tutto posizionato. Ragazzi, alla fine vi ho mostrato tutto durante lo spacchettamento. Questa qua mi piace tantissimo perché va a riempire proprio questa parete tutta bianca. Infatti già volevo mettere qualcosa, alla fine l'ho messo qui, dovevo metterlo sopra, ma poi l'ho provato qui, mi piaceva di più. Devo solo poi mettere magari delle fotografie appese con le pinzette, delle lucine, però per adesso, siccome non le avevo, l'ho lasciato così. Eccomi, mi sono cambiata, tanto tra poco mi devo mettere a cucinare. Non so neanche che cosa preparare da mangiare, ma dopo vedremo. Comunque sono qua in bagno perché volevo dirvi come mi sono trovata con questa morbidente, siccome me l'avete chiesto in tante. Allora, avevo detto ad alcune ragazze che non sentivo tanto il profumo. Quindi ecco, se lo ritrovo in offerta e non trovo nient'altro, magari lo ricomprerò, però comunque per me il Mon Amour o comunque l'Enor, per quanto mi riguarda, per me sono quelli che preferisco. Poi ovviamente, ragazze, come ogni cosa, è una cosa molto soggettiva, quindi dipende dalla durezza dell'acqua, dipende da tanti fattori, quindi comunque un po' si sente. Mi ricorda tantissimo, non vorrei sbagliarmi, ma il Lenor Capri, quello lì azzurro. Infatti quando l'avevo comprato vi avevo detto che annusandolo mi sembrava proprio il Lenor, infatti sì, mi ricorda tantissimo quello come tipo di profumo. Cioè, tra l'altro guardate come si è rotto, c'è rimasto il buco, infatti lo utilizzavo praticamente versandolo direttamente nello scomparto dell'ammorbidente. Vabbè, comunque penso che cosa fare da mangiare, poi magari ci aggiorniamo dopo con la preparazione della cena. Sto per andare a preparare la cena e stasera farò la pasta con i pomodorini e il pesce spada.
molto molto semplice, molto simile a quella con il merluzzo, se non mi sbaglio, che vi avevo fatto vedere in un video, non mi ricordo. Io per prima cosa faccio sbollentare i pomodorini solo perché vado a togliere la buccia, poi in una padella metto aglio, olio, aggiungo il pesce, sfumo con il vino bianco e dopo aggiungo i pomodorini e basta. Molto semplice, veloce e buono. Saluto dal bagno perché c'è ancora un pochino di luce, scusate per i video super casalinghi, ma ragazze purtroppo al momento è così, io non sto praticamente uscendo di casa se non per cose importanti, per fare la spesa, quindi anche se i vlog miei sono comunque sempre casalinghi, però magari esci, vai al mercato, fai l'acquisto, lo mostri nel video, purtroppo adesso è così, però perché queste giornate sono praticamente tutte uguali. Io cerco sempre di vedere il lato positivo, meglio stare a casa annoiati che stare male magari sul letto di un ospedale, ecco, io la penso sempre così, quindi penso di far uscire questo video sabato, quindi niente, vi auguro una buona Pasqua a tutti quanti, un bacione e al prossimo video.